Buongiorno, buongiorno ragazzi da Valerio Valino e dal Giardino Dendron in Valverde per questo nostro terzo capitolo della rubrica video Mi racconti del giardino, capitolo intitolato La parola come seme. Innanzitutto grazie per tutti i responsi gioiosi che mi state facendo arrivare tramite appunto e per questi contenuti video, però ci tengo a precisare che non sono assolutamente un maestro, non sono maestro di nulla, anzi trovo piuttosto presuntuoso definire o definirsi maestro ma anche discepolo, in quanto tutti noi per l'intero arco delle nostre esistenze siamo entrambi i casi, sia maestri che discepoli, a seconda appunto delle relazioni che incontriamo e delle circostanze. Quindi sono le circostanze che poi ci fanno l'uni o gli altri discepoli o maestri. Quindi piuttosto presuntuoso definire in sé qualcuno o maestro o discepolo. Come vedete, ho molta mira nello scegliere le parole che poi compongono queste mie comunicazioni, questi miei video. E poiché credo che, ringrazio per questo, che tramite le mie parole passa gran parte della mia attuale fortuna. Dicevo, tempo fa scrivevo anche che la fortuna, soprattutto in questo periodo storico, siamo ad aprile 2020, consiste proprio nel mettere a disposizione, nel mettere in condivisione la propria di fortuna. Quindi, non potendomi spostare come artista, come insegnante, come libero professionista, chiaramente tramite queste mie comunicazioni, questi miei video, passa gran parte della mia fortuna e gran parte appunto della mia voglia di dare, di dire e di donare, che è appunto la mia natura. Oggi analizziamo la parola. La parola, ragazzi, è formata da due importanti metà. Da una parte vi è il significato, dall'altra parte il significante. Il significato è il contenuto della parola, mentre il significante è il contenitore, quindi il suono, in questo caso della mia voce, che vi arriva tramite questo video e che contiene, è il contenitore che contiene il contenuto, cioè quello che vi sto dicendo con le mie parole. Allo stesso modo, la parola come significato è messaggio, mentre la parola come significante è linguaggio, linguaggio che non vuol dire solo la lingua italiana di cui mi sto servendo, ma anche il mio linguaggio espressivo personale, quindi il mio timing, la scelta delle mie parole, appunto, il mio volume, la mia intensità, eccetera, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, il significato di una parola è appunto comunicazione, mentre il significante di una parola è, in maniera appunto speculare, espressione. L'espressione che in questo caso è la struttura, no? Che regge la comunicazione. Breve parentesi, un breve inciso che chiudo subito, dicendovi che in natura accade sempre, ma spesso accade, a mio giudizio, anche in maniera felice, in arte, non accade sempre in arte, ma spesso, che significato e significante, queste due parti, sono un'unica cosa sola, sono sovrapposti, sono corrispondenti. Questo perché non esiste un linguaggio che porta un messaggio e non esiste un messaggio nascosto che è portato dal linguaggio, ma sono la stessa identica cosa. Messaggio e linguaggio si identificano. Chiusa parentesi. Riaccorpando queste due parti che abbiamo analizzato e quindi abbiamo separato, il significato e il significante, ok? Li rimettiamo insieme e costituiscono un nucleo di senso, che a me piace chiamare seme, costituiscono un seme. E ora vedremo perché. Innanzitutto, questo seme della parola, che cos'è? Innanzitutto, cosa fa un seme? Beh, un seme è qualcosa che realizza, che fa esplodere di creazione. Citando Bruno Munari, un albero è la lentissima esplosione di un seme.
Quindi credo che tra tutti i mezzi creativi di cui l'uomo dispone, la parola come seme, è l'unico mezzo creativo capace di penetrare il futuro, capace di creare attraverso il tempo. Cioè tra tutti i mezzi creativi che l'uomo ha, cioè tra tutti i semi che dispone l'uomo per creare, la parola, ragazzi, è l'unico che simultaneamente può creare dal presente al futuro, può penetrare il vostro futuro e creare attraverso il tempo. È come se, immaginate, io prendessi un semino e lo lanciassi talmente lontano che poi attraverso il tempo, puff, si pianta nel terreno di domani e da quel mio terreno di domani cresce. Quindi una volta che io arrivo in questo mio domani, trovo già un alberello, trovo già una realtà che ha creato simultaneamente dal mio presente, dalla mia pronuncia al mio futuro. Nel momento in cui io pronuncio una parola, una promessa, qualcosa che voglio, questa mia pronuncia è un seme, una parola che come seme viaggia e si impianta nel mio futuro e va a costituire, va a creare, a lavorare il mio domani, va a costituire l'habitat che domani abiterò. Concretamente vi posso fare l'esempio della mia vita. Ci troviamo al giardino Dendron. Dendron come contenitore di bellezza, come contenitore naturale, che però è atto a svolgere eventi di ricerca culturale ed artistica, quindi ha una rete al di sotto, è sorretto da una rete di professionisti che producono eventi di ricerca artistico-culturale all'interno di un giardino contemporaneo. Beh, tutto questo per Vera lo volevo fare, sì, ma come fare? Non sapevo 3 anni fa. Però ho pronunciato Dendron. Dendron era solo parola. L'ho pronunciato e attraverso il tempo questo mio seme, nel mio futuro, ha cominciato a crescere. Crescendo poi ho incontrato nel mio domani, perché man mano passava il tempo, un piccolo alberello e quindi ho cominciato a capire come dovevo fare a realizzare tutte queste cose, ma nel frattempo il mio primo atto creativo era stato appunto la parola. E adesso, caricati di tutta questa responsabilità che avete riguardo le parole, vi immetto la riflessione di oggi. E ovvero, cosa direste voi stessi alla persona che più amate? Cosa promettereste ai vostri cari, alle persone che più amate, alle persone che vorreste nei vostri domani, sapendo che quello che dite crea nel vostro futuro e quindi porta anche la responsabilità, in una certa maniera, anche delle altre vite, delle altre persone che coinvolgete, ma in primis assolutamente voi stessi. Quindi siete caricati di questa responsabilità, questa è la riflessione di oggi. Cosa direste? Che sogno pronuncereste? Che promesse fareste? Sapendo che, e voi mi potreste dire anche banalmente e malignamente forse un po', che vabbè, se noi non coltiviamo queste nostre parole, rimangono parole, le parole rimangono parole, non coltiviamo questo seme nel nostro domani, quindi rimangono parole. Beh, innanzitutto state facendo marcire una realtà che, anche se non la vedete perché nel vostro futuro, già è concreta, è materiale, sta marcendo, perché la parola è realtà. Quindi però vi potrei rispondere ancora meglio così alla vostra domanda maligna, cioè che l'uomo non è parte della natura. L'uomo è natura e in natura esistono dei semi che, se anche non coltivati, generano grandissimi alberi e grandissimi ecosistemi, sterminate foreste. Quindi a voi la riflessione, a voi la parola,
ci vediamo al prossimo video.